perché le cose sono sotto gli occhi di tutti, è come se ne esce da questo sistema, cioè che cosa bisogna fare a questo punto per avere un paese normale, nel senso che sia come la Francia, l'Inghilterra e gli altri paesi europei in cui Non lo le so, regole vengono purtroppo non rispettate. lo so, magari lo sapessi, bisogna cominciare a rispettarle noi, le regole, e io penso anche a far sentire un po' di vergogna a chi non le rispetta, e poi cogliere tutte le occasioni che ci sono per partecipare. Pare che arriverà l'autobus, no, come si chiama? Il pullman di Veltroni, quello verde, in tutte le province, quindi Astifa provincia, verrà anche qua. E io mi farei trovare lì quando arriva e gli chiederei conto di alcune cose, se c'è bisogno di chiedere conto di alcune cose, perché questo è l'unico momento in cui ci stanno a sentire. Dopo che hanno preso i voti, non è che ci stiano molto a sentire. Per fare l'indulto non hanno mandato un pullman in giro, anche perché probabilmente non avrebbero più trovato nemmeno i cerchioni delle gomme. Questo è un periodo in cui, dato che hanno bisogno di voti, stanno a sentire, quindi a me piace molto lo stile, a volte esagera, però mi piace lo stile di Piero Ricca, che va in giro, lui lo fa con la telecamera, poi lo mette su internet, ma anche farlo proprio, arriva un politico, uno va lì e poi rispettosamente ci vorrei fare una domanda e fargli la domanda che uno, perché è così che si fa capire che a promettere la diminuzione delle tasse sono capaci tutti, tanto finché non dicono dove prendono i soldi non ci crede nessuno, no? A promettere che regalano le banconote così per ogni figlio, per ogni nuovo figlio, per ogni donna, per ogni disoccupato, questi regalano soldi che non si sa dove li prendono. Meno male che c'è Padoa-Schioppa che dice non c'è una lira, dove state andando, non v'allargate, no? Invece su certe questioni che sono fondamentali, chiedere conto e ragione aiuta questi signori che davvero vivono in un altro pianeta a ritornare sulla terraferma e a capire che il fatto di non avere risolto i problemi irrisolti non è una buona ragione per rimuoverli e non parlarne più. Tanto più se tu, quando gli altri non li risolvevi, non li risolvevano, facevi il sindaco di Roma e quindi puoi dire che non c'eri. Io non pretendo una campagna elettorale dove insultino Berlusconi, io non ho mai detto una parolaccia nei confronti di Berlusconi. Al massimo l'ho chiamato Bella Chioma da quando si è rinfoltito un po', al massimo l'ho chiamato, cioè ho fatto osservazioni sulla sua statura perché so che lui ne soffre e non ho ancora capito per quale motivo uno che è piccolo dovrebbe soffrire di essere piccolo, ognuno. Però nessuno pretende gli insulti o la guerra fredda o cosa, è anche giusto un minimo di fair play, ma nella fermezza. Quando il fair play per essere tale rimuove i problemi, allora bisogna farsi vivi e dire scusate, ma sapete che non fanno più un processo, oppure scusate, ma avete visto Riotta e Berlusconi ieri sera in televisione? Non era mica Emilio Fede, anche se lo faceva rimpiangere. Ecco, questo è quello che bisognerebbe, insieme naturalmente a tutte le questioni di sopravvivenza, perché quando dice diamo tot ai pensionati, bene, dimmi dove prendi i soldi, perché ci tengo talmente tanto se fossi un pensionato che voglio sapere se mi stai prendendo in giro, cioè incalzare, fare quello che non si riesce a fare in televisione, ma quando poi te li trovi lì a tu per tu, se non ti rispondono, sono davanti a molte persone, fanno anche molto brutta figura. Quindi approfitterei di questo periodo di campagna elettorale per una partecipazione e poi anche dopo la campagna elettorale manterrei comunque l'attenzione. Eviterei di astenermi. Ecco, io sono stato tentato per l'astensione fino a un mese fa, poi ho sentito parlare Giovanni Sartori, il quale ha detto: ma tanto anche se gli italiani votassero soltanto in tre, ci sarebbe chi dice io ho il 60%, tu c'hai il 40% e quindi ho vinto io, tu fai l'opposizione, anche se hanno votato la madre, la zia, è un
Ecco, questo, questa inutilità dell'astensionismo io la metterei proprio in rilievo, nel senso che veramente il numero degli astenuti o delle schede bianche viene esaminato per un paio di giorni da Ilvo Diamanti e alcuni esperti, dopodiché cade nel dimenticatoio e lavorano con i pochi voti che hanno preso. Quindi tentiamo di farlo valere molto bene il nostro voto, e dato che c'è una legge elettorale che non consente di scegliere il proprio rappresentante ma soltanto il partito, diamo un'occhiata alle liste. Se c'è anche una sola persona che non vogliamo sentir parlare in quella lista, beh, pazienza, punizione al partito che ha, ha candidato quella persona, è un boomerang. Con Gomez, se riusciremo a farcela, pubblicheremo un libro su, diciamo, una piccola guida alle elezioni e al dopo elezioni con gli impresentabili, non solo con gli impresentabili per motivi penali, anche perché, come vi ho detto, ci sono un sacco di persone che non si è fatto in tempo a condannare e che però sono impresentabili anche peggio dei condannati. Ci saranno i condannati, ma ci saranno anche i voltagabbana, gli incoerenti, quelli che hanno fatto cazzate, oppure quelli che non hanno lavorato, gli assenteisti, eccetera. Insomma, ci saranno alcune categorie di persone che è meglio che non tornino in Parlamento, o con questo strumento o con altri. Credo che il blog di Grillo pure farà cose di questo genere. Teniamo ben presente che comunque il voto non serve solo a premiare qualcuno, ma serve anche a punire qualcun altro.